Le biotecnologie sono ormai una branca fondamentale dell'economia e dello sviluppo di un numero consistente di paesi, oltre che una branca della ricerca chiamata a dare risposte sul campo della salute, dell'ambiente. A 60 anni dalla scoperta del DNA, l'acido nucleico che contiene le informazioni genetiche necessarie al funzionamento degli organismi viventi, l'Associazione Europea delle Biotecnologie ha promosso una settimana di iniziative sul tema in programma fino al 6 ottobre. L'idea è di far conoscere, soprattutto tra i giovani, le potenzialità che le biotecnologie e la bioeconomia possono offrire. Un settore, quest'ultimo, che in Europa dà lavoro a 22 milioni di persone, il 9% della forza lavoro totale, e realizza un volume d'affari di 2.000 miliardi di euro. Per garantire da un lato informazione, cosa sono le biotecnologie, e dare un'informazione qualificata. Dall'altra, aprire quegli elementi di curiosità che potrebbero determinare in una parte delle centinaia di ragazze e ragazze che parteciperanno a questo incontro la scelta magari di aprire un percorso universitario o un inserimento nell'attività lavorativa. La tappa napoletana dell'evento si terrà venerdì 4 ottobre nell'Aula Magna del Suor Orsola Benincasa e farà da preludio al Forum Italiano sulle Biotecnologie Industriali e la Bioeconomia. Studiosi ed esperti della materia si confronteranno per la prima volta a Napoli il 22 e 23 ottobre.